Cari amici di Banca Mediolanum, benvenuti. Buon pomeriggio a tutti dal Salone del Risparmio 14esima edizione 2024 da Milano, dal Micco di Milano per essere precisi. Grazie a voi tutti di essere con noi. Tantissimi si erano prenotati anche alla diretta LinkedIn, a LinkedIn Live, che ci permetterà di poter parlare, guardate, di valori e principi che valgono per tutti, non certo soltanto per quello che può essere considerato magari da chi sta capitando in questo momento in diretta con noi lo scopo ultimo di Banca Mediolanum, o se vogliamo di qualsiasi banca di questo mondo. Andremo molto molto più in là, perché vedete, permettetemi di dire in pochi istanti, prima di presentare i primi ospiti di questa giornata, di questo pomeriggio, il bello di Banca Mediolanum è che ti spinge, talvolta ti costringe, ma il che è un bene, ad andare oltre le comfort zone, oltre ciò che consideriamo scontato, prevedibile o previsto. E questo lo dico per esperienza personale ormai di alcuni anni. E con noi in questo pomeriggio dal Salone del Risparmio di Milano il professor Paolo Crepè. Professore, buongiorno a voi, grazie. Saremo tra pochissimo da lei. E poi, quando dici Banca Mediolanum e dici rapporto con i clienti e dici rapporti con la rete, cari amici della rete di Banca Mediolanum, non puoi che dire. Stefano Volpato. Stefano, ben ritrovato. Grazie, grazie Fulvio e grazie al professore di essere qui con noi oggi. Veramente un grande piacere, anche sfidante, aggiungo, perché avere a fianco il professor Crepè, affrontare temi che sentirete tra poco, non è né da tutti i giorni, né da tutti. Beh, perché lei altro tutti i giorni. Esatto, vedi? Nausea. No, anche come livello e complessità. Però questo è bello. Mi permetta però, professore, parto da Stefano Volpato, perché qual è l'idea di questi 30 minuti circa che passeremo insieme qui in diretta da Milano? È quello di esplorare, ripeto, e ci arriviamo, dei principi, dei valori e dei concetti che sono di valore universale e che incredibilmente in Italia oggi abbiamo fatto finta di dimenticarci. Io mi rifiuto di credere che realmente li abbiamo dimenticati, ma li abbiamo messi sotto al tappeto, ma ci arriviamo. Per arrivare a questi, Stefano, abbiamo bisogno però di sviluppare il concetto del bisogno di consapevolezza, e se hai consapevolezza sai che da solo le cose non le puoi fare, e se non le puoi fare da solo hai bisogno di chi ti aiuti, e quindi di consulenza. Mettiamo insieme questi due principi, Stefano. Io devo dire che non c'è occasione migliore di parlare del bisogno della consulenza, perché ci sono degli ambiti nella vita in cui costa moltissimo sbagliare. Io devo dire che quando io ascolto il professore, che seguo veramente con grandissima attenzione, poi i social hanno aiutato moltissimo ad avere contatti con lui, e devo dire che mi rendo conto di come l'inadeguatezza è una cosa che noi dobbiamo accettare come dato di fatto nella vita. Siamo impreparati perché la vita ci pone sfide diverse, sfide rispetto alle quali non eravamo così preparati. Io penso, per esempio, ascoltando il professore, come i temi che lui tratta in maniera così diffusa mi riguardino personalmente. Penso alla educazione affettiva, a quanto impatta nella vita delle persone e delle famiglie. Penso all'educazione genitoriale. Io sono genitore di due splendidi ragazzi, ma sono anche consapevole di aver fatto in buona fede tanti sbagli. Penso a un ambito come quello di cui ci occupiamo noi, che è quello della finanza, come l'educazione finanziaria sia importante. Tutto quanto questo ci deve portare ad una consapevolezza, che se abbiamo l'umiltà di sentirci impreparati, l'umiltà ci regala sempre il dubbio, allora siamo pronti a comprendere quelle derive che inevitabilmente ci riguardano e come fronteggiarle nella maniera più adeguata. Professore, mi piace il concetto dell'essere consapevoli dell'inadeguatezza. Se vuole aggiungere qualcosa, la ascoltiamo con grandissimo piacere. Ma anche la sfida, ascoltando Stefano Volpato, e lo ringrazio per aver subito messo in campo questo tema, lo diceva qualcuno un po' più importante di noi, il sapere di non sapere è il primo passo, in un'epoca in cui siamo circondati da gente che invece ci vorrebbe vendere la verità. È curiosa, no, questa realtà che ci troviamo a vivere.
Certo, in realtà c'è sempre stato qualcuno che ha venduto la verità. Questo sì. Da che mondo è mondo erano i profeti, i leader politici di una cosa. Cioè, c'è sempre stato qualcuno che si è arrogato il diritto di dire le cose sono così. Con il cambiamento digitale non avevano i social. Sì, quello che si chiama paressia, cioè colui che dice la verità, vecchio termine greco, e sono miliardi in contraddizione anche tra di loro, perché ovviamente non ci possono essere miliardi di verità. E allora si insinua, e questo è un po' un rischio, credo per tutti noi, si insinua il dubbio che non possiamo crederci. Cioè, le nostre nonne andavano la sera in chiesa e credevano, punto. Non tornavano via con i dubbi. Avevano bisogno di quel conforto. E se oggi dico, no, è successa una cosa, no, una disgrazia sul lavoro, sono morte 5 persone, e mi viene il dubbio, ma magari sono state 2, no? Perché ho letto da un'altra. Allora, questa cosa qua, che pure è una cosa tragica, su cui non dovrebbe essere. Pensiamo che cosa può diventare un'elezione in politica come quella che abbiamo ci sarà negli Stati Uniti. Esatto. No? Diventa complicato. Allora, siccome non possiamo governare tutto questo, l'unica cosa è ciò che possiamo fare noi con noi stessi. E quindi, paradossalmente, oggi è ancora più strategico essere colti, cioè informarsi, andare a non guardare le prime 3 righe di un articolo o di un post, andare a vedere anche un'altra fonte e vedere, no? Penso al vostro che è complicatissimo, dove ci sono tanti grilli parlanti, no? Tanti lucignoli, ci sono tante persone che si alzano al mattino e ti dicono delle cose magari per influenzare il mercato in un certo modo. Allora, questa cosa qua è bello, perché siccome sta variando, pensate solo che cos'era 5 anni fa le macchine elettriche. Era un dogma, no? Non si poteva dire niente, perché sarebbe andato così di certo, di sicuro. No, no, eravamo noi tutti quanti degli ebeti che non avevamo capito niente, eccetera, eccetera. Adesso sommessamente si parla di ibrido. Poi sommessamente si parla che forse ci vogliono anche delle altre cose. Allora, questo io non lo trovo un limite. Io lo trovo molto interessante, perché ci obbliga ad essere più profondi, essere studiare, meno superficiali, non credere alla prima battuta che ti viene detta. Primo, ci vuole merito, per forza. Non possiamo uccidere la meritocrazia, perché è come uccidere una civiltà. No? Certo. E quindi quello che diceva lei, e quindi poi bisogna, andando indietro, ridire: crediamo nella scuola, perché ci vuole una scuola che formi, una scuola che dia, no, una crescita ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, che arrivino all'età in cui diventano classe dirigente con qualcosa su cui possiamo credere. Io non posso pensare che uno fa medicina online. Io l'ho fatta andando tutte le mattine, studiando, e così si fa. E io mi fido dei miei coetanei che mi guardano il fegato, mi guardano, perché? Perché hanno studiato. Io, da uno che non ha mai visto il fegato, non mi faccio vedere il fegato, sembrerebbe ovvio. Ma oggi non è così. Non è così scontato. Questo, traslandolo al mondo, che Stefano Volpato, da quanti anni? 37. Togliami questa curiosità. 37 anni. Da 37 anni la quotidianità di Stefano Volpato, e di tanti ovviamente come lui, è lo stesso concetto. Molti si sono improvvisati, troppi, un'opinione strettamente personale, in altri ambiti ovviamente. E quello che diceva, da cui siamo partiti, dobbiamo sapere di non sapere, essere consapevoli della nostra inadeguatezza, ecco, quindi affidarsi a chi sa. Vale in ogni campo, al merito, ai risultati ottenuti, che non possono essere. Una volta puoi avere fortuna della vita, per carità del cielo, puoi anche vincere la lotteria, ma nel tempo il merito in genere ci indica chi ha meritato, come lei diceva.
è così. Ma è tutto ovvio, però non è più così ovvio. Esatto, quando lei dice ovvio, mica troppo. Ragazzi che dicono basta con la meritocrazia, basta. Questo mi sembra tornare indietro. Nella mia gioventù, dove davano tutti i 18, bastava presentarsi a un esame. Non è stata un'idea geniale, perché è venuto fuori una classe dirigente complicata, perché non aveva la formazione. Poi qualcuno si è salvato lo stesso. Però il mercato è di per sé democratico, perché il mercato ha una regola logica che chissà va avanti, poi merita. Ci mette 5 anni di più perché magari era troppo avanti e ha scoperto una cosa che poi verrà riconosciuta più avanti, ma c'è una regola fondamentale, no? Che chi non sa fa fatica, sì, perché non bisogna mai confondere l'intelligenza con la furbizia. E questo è un errore che noi abbiamo fatto, no? I furbi, perché c'hai l'amico, perché, no, c'hai l'aiutino, ma quello. Noi misuriamo il tempo come? A breve, a medio, a lungo. La vita è a lungo e gli affari sono a medio. E a breve, ma non neanche un risotto, perché deve essere fatto bene anche quello. Quindi è inutile che rovesciamo le regole del mondo solo perché siamo nel 2024. Dobbiamo avere il coraggio. Ci sono delle innovazioni che sono molto antiche. Non è vero che l'innovazione è tutto ciò che è nuovo. A volte l'innovazione ha bisogno di cose vecchie. Da riscoprire. Ma certo. Per esempio, banalmente, ai ragazzi, disciplina. Sembra una parola desueta da vecchio cialtrone, ma no, io mi do una disciplina pazzesca perché non sarei qua. Stasera devo andare a Bologna, io devo avere disciplina perché sennò il mio tempo si disfa. Ecco, il tema della disciplina è importantissimo, ovviamente, per Stefano Volpato. Io, sì, perdonami, no, ma, se personalizzo. Ascoltavo con attenzione, no? I temi legati al merito, alla disciplina, ai valori fondanti l'esistenza sono molto importanti, così come è molto importante, e so che è un tema molto caro al professore, il tema di reinstallare nella nostra vita il senso del futuro, perché il senso del futuro dà senso al presente e lo modella il presente. La mia visione del futuro è la giustificazione di ciò che sono disposto a fare nel presente, quindi è molto importante. C'è un altro tema, che è quello della responsabilità. Quando noi parliamo di disinformazione, la disinformazione, e lei ne faceva riferimento prima, non è solo un fatto di avere o non avere la notizia. Ma secondo me informazione è avere la notizia corretta e capirne priorità e profondità della notizia, cioè come impatta nella mia vita. Io faccio un esempio perché lo trovo illuminante nel nostro ambito. Il Censis ha fatto l'ultima indagine che ha fatto, l'ha pubblicata a fine novembre dell'anno scorso, quindi sì, poco più di 4 mesi fa. E il titolo è un titolo che veramente è estremamente indicativo del suo pensiero. Gli italiani vengono definiti sonnambuli, ciechi verso il presagio, che è una fotografia che è allucinante. Poi ci spiega perché, ci dice attenzione perché in Italia nei prossimi 20 anni avremo 4 milioni e mezzo di italiani in meno. In 20 anni avremo 9 milioni e 100 mila persone in età contributiva in meno. E questo provate a pensare come impatto. Ma è cambiato anche il tessuto sociale, in cui non c'è solo la democrazia, è il tessuto sociale che è cambiato. Le persone della mia generazione, io ho terminato, ma non solo io, tutti i miei coetanei, abbiamo terminato il ciclo di studi. Qualche mese dopo abbiamo iniziato a lavorare e siamo diventati immediatamente totalmente autonomi finanziariamente. Oggi si stima che i miei figli diventeranno autonomi totalmente dal punto di vista finanziario verso i 45 anni. Che solo a dirlo c'è davvero paura. C'è un tema di
famiglie a Milano, visto che siamo a Milano in questo momento, oggi a Milano il 65% delle famiglie a Milano sono unipersonali. E questo, al di là del giudizio estetico che noi possiamo dare, non è una questione morale, impatta fortissimamente su quella solidarietà che c'era nel nucleo familiare, su cui non si può più contare, evidentemente. C'è un tema del doversi prendere cura di familiari non più autosufficienti, c'è un tema di vita media che si sta allungando, c'è un tema di tasso di sostituzione tra il reddito e la pensione ampiamente deficitario. E chiudo dicendo, c'è infine un altro tema molto importante che viene evidenziato, che è quello della spesa sanitaria, che in 20 anni passerà da 133 miliardi a 177 miliardi, dove noi dobbiamo già considerare che già oggi una su due le spese sanitarie di qualsiasi natura, dalla visita piuttosto che all'intervento eccetera, le stiamo già pagando di tasca propria. È chiaro che se noi guardiamo a questo mondo, allora il tema della responsabilità per chi fa il mio mestiere è quello innanzitutto di informare in maniera corretta e poi sostituire, perché di fronte a un quadro del genere la risposta più spontanea è: se tutto va bene siamo rovinati. Quando uno ragiona così dice già: quindi sono rovinato, non faccio niente. Certo. In realtà aver chiaro che è la proattività, quella idea di protagonismo positivo che prende in mano la situazione e la risolve, che ci aiuta in tutto quanto questo. Stefano Volpato e poi professor Crepelli, lo chiedo a entrambi, lo accennavamo in apertura, perché davanti a questo quadro, che è arcinoto, non dovevamo aspettare il Censis di novembre, l'Istat sono anni che ce lo dice, anni. Eppure lo chiedo innanzitutto a Stefano Volpato, in rappresentanza anche di tutta la rete di Banca, sì? Mediolanum, ma perché la gente mette sotto il tappeto, anche se glielo dici e te ne parla una persona che queste cose alla radio le ha raccontate 10 anni fa e mi prendevano in giro, dicevano: ah, che catastrofista. Perché, e qua il professore è molto più autorevole di me, abbiamo un limite nel presentismo, cioè nella capacità di vedere su di noi la discontinuità che la vita certamente presenta, perché solo per il fatto che diventiamo più vecchi le nostre condizioni sono diverse. Quindi il concetto di immaginare il futuro oggi ha un limite che è dentro l'individuo. Come sarai tu fra 20 anni? Sarò più o meno così, un po' più vecchio. Non è vero, non è questa la risposta. Non è, purtroppo. Ma dobbiamo comprendere come dobbiamo andare in profondità, e qua, quando noi parliamo di bisogno di cultura, quando parliamo di bisogno di educazione finanziaria, e in qualsiasi ambito, vale, lo dicevo all'inizio, per l'educazione affettiva, per quella genitoriale, per quella finanziaria, qualsiasi ambito, significa fare un percorso che non ci porta a ritenere come fisiologico siamo incapaci di vedere il futuro. No, perché se siamo incapaci di vedere il futuro, la conseguenza è saremo impreparati ad affrontare quel futuro che inesorabilmente verrà a bussare. E non è accettabile. Questo non è accettabile. È accettabile. Professore? Con una cosa in più però, perché tutti questi discorsi che stiamo facendo sono tutti giusti, anche perché li facciamo noi, quindi sono giusti. Però, c'è un però. Che noi stiamo facendo un riferimento a un pezzettino del pianeta. Certo, non c'è dubbio. Il resto del pianeta non ragiona così, non segue questo andamento, sa di non poter avere abbastanza, no, capacità oggi, e quindi si deve per forza inventare un futuro. Noi forse abbiamo questo alibi di pensare di avere abbastanza per sopravvivere. Sì. Altrove nel mondo non è così. Guarda caso, noi non cresciamo più dal punto di vista demografico, ma in Nigeria sì, certo, in India sì, in Brasile sì. Allora, se noi parliamo di medio termine, come dice lei, tra 20 anni, come saremo noi? Conto come saremo noi, ma chi ci sarà intorno a noi? Questa è una, se vogliamo, è un aggravante del ragionamento che Stefano Volpato ci ha proposto, che credo sia di enorme valore.
intendiamoci, io lo so perfettamente qual è una difesa istintiva di molti italiani e hanno anche tutte le ragioni. Beh, del resto, se gli opinion maker, i politici, i decisori non vogliono affrontare il problema, perché lo dovrei fare io? E no, sbagliato, perché come ci ricorda Stefano Volpato, il futuro arriva anche se tutte queste persone che ho elencato dovessero decidere di ignorarlo. È un tema di responsabilità dell'individuo, è inutile che facciamo finta che il gelo demografico non esista o non ci riguardi. Ci riguarda, siamo noi. L'abbiamo scelto noi, professore, eh? No. Abbiamo smesso di far finta. Io vedo la crisi da sempre, anche quella del 2008, quelle ancora prima, sempre come delle grandissime opportunità. Enorme opportunità, se la sai guidare la barca. Eh sì, perché se no vai a sbattere, no? Il 1929 ha creato New York. L'anno dopo del 1929-1930 a New York sono arrivati i grandi architetti e hanno cominciato a costruire in alto. Come mai? Perché gli americani pensano così, o anneghi o nuoti. E a noi tocca nuotare. E allora noi non abbiamo le pinne del privilegio, per cui non dobbiamo più far fatica. Noi siamo come i nostri antenati, dobbiamo fare una fatica diversa, che non sarà quella di spaccare un campo con un aratro, ma sarà la fatica di pensare a qualche cosa di nuovo. Per esempio, come possiamo stare noi oggi, non dico domani, a convivere con l'intelligenza artificiale? Cioè, allora, io non mi metto tra quelli che dicono io sono, fate voi, decidete voi, io eseguo. Intanto perché non mi piace tanto stare così passivamente nella mia vita, non l'ho mai fatto, non vedo perché dovrei farlo adesso. Secondo, perché voglio negoziare. Noi siamo nordestini, noi siamo levantini e a noi piace negoziare. Allora l'intelligenza artificiale ci propone delle cose. Sono buone, sono giuste, posso guardare dentro la scatola che mi stai regalando o la devo prendere così com'è? No, io la apro, ti ringrazio, però ci guardo e vorrei capire, per esempio, se è giusto che un ragazzo adesso, tra un mese alla maturità, faccia il compito italiano pigiando un tasto. Oh, è giusto? Secondo me no. Professore, ma lei lo sa, ma questo vale anche per chi magari dovrà selezionare Banca Mediolanum? Io voglio attaccarmi però ad un aspetto importante che tocca al professore. Allora, il problema è che per avere una giusta prospettiva nel futuro dobbiamo imparare a guardare con la giusta profondità il passato e l'esperienza. Perché se noi guardiamo al passato nel giusto modo, forse ci appropriamo della giusta prospettiva per guardare il futuro. E il professore ha toccato alcune crisi. Mm-hmm. Ha parlato del 29, ha detto quella crisi ha dato il là alla costruzione di New York, che ancora oggi è la capitale del mondo, ha parlato di altre crisi. Allora, io voglio ricordare che il problema è un problema di guardarlo bene il passato. Allora, proviamo a fermarci a guardarlo bene il passato. Prendiamo gli ultimi 60 anni. Negli ultimi 60 anni noi abbiamo vissuto perennemente immersi nelle crisi. Io me ne racconto almeno una degna di nota ogni due anni. Iniziamo dal 73 con la crisi petrolifera, l'austerity, poi la guerra di Yom Kippur. Cioè, mettiamocene... Diciamo che negli ultimi anni non ci siamo fatti negare niente. Perfetto. Non mancare eppure, niente. Eppure, vedi, quello è questo che noi ricordiamo. Eppure, durante questi 60 anni, immersi nelle crisi, il GDP mondiale, il prodotto interno lordo mondiale, è aumentato al netto dell'inflazione, quindi è ricchezza vera, di 8 volte tanto. Quindi vuol dire che noi non progrediamo in assenza di crisi, progrediamo nonostante le crisi, o se vuoi addirittura grazie alle crisi, perché diventano degli acceleratori. Moltiplicatori e qua voglio dire una cosa che riguarda al punto a cui siamo partiti, a quel concetto del se tutto va bene siamo rovinati perché la demografia eccetera. Questo ci insegna che cosa? Ci insegna che la più straordinaria macchina
per produrre ricchezza è l'economia reale. Se noi andiamo a vedere negli ultimi 60 anni, mi sono scritto il dato, e avessimo investito nel Morgan Stanley World negli ultimi 60 anni, avremmo aumentato i nostri patrimoni di 464 volte tanto. Quindi questo per dire che cosa? Negli ultimi 37, partiamo dal gennaio 1988, 25,5 volte tanto. Per dire che cosa? Che dobbiamo reinstallare il futuro. Perché? Perché se non raccontiamo, e lei lo fa benissimo, speranza e fiducia, perdiamo di vista qual è la strada che ci aiuta a risolvere tutti i problemi che abbiamo. E la strada è proprio nella fiducia, che non è la fiducia cieca, bieca e a prioristica, ma che nasce dal guardare bene al passato. Però posso aggiungere, riprendendo le parole di Paolo Crepè, noi dobbiamo anche avere il coraggio, e mi riferisco in particolar modo alla vostra rete, che ha un rapporto quotidiano con gli italiani, dobbiamo avere il coraggio di dire: parliamo di futuro, ma nel futuro c'è il sacrificio, c'è la fatica. E la fatica, guardate, non è appunto un discorso da vecchi parrucconi o dagli zii di una volta. La fatica bella e produttiva è una cosa che a fine giornata ti fa dire: qualcosa io ho fatto, magari i frutti mi arrivano tra un mese, non lo so, ma sto bene. Scusate, veniamo da un periodo storico in cui abbiamo raccontato la favoletta che potevamo non far nulla, tanto qualcuno avrebbe provveduto a noi. Non sto parlando di 20 anni fa, eh? Quindi, Stefano, poi professor Crepè, vorrei anche una riflessione sul valore della fatica bella, quella senza la quale il professore non sarebbe diventato Paolo Crepè, magari restava un valido professionista, ma non era in questo studio oggi a Milano. Penso che il professore sia molto più autorevole di me per rispondere a questa domanda. Quello che mi viene da dire rispetto a questo è che forse abbiamo una responsabilità, parlo io come genitore, come persona matura, professionista, di aver raccontato non bene come stanno le cose. Cioè, la mia generazione è quella che è nata sull'esempio di genitori che nel dopoguerra hanno creato il nostro benessere, ma era viva la parola del senso del dovere. E quindi la mia generazione è risposta a una chiamata del dovere. I tempi cambiano, i linguaggi devono cambiare. Io vorrei che imparassimo oggi a raccontare quanto piacere possono trovare i ragazzi e le persone più giovani nella creazione di qualcosa, nel creare il valore, nel costruire qualcosa, nella bellezza infinita che c'è nella fatica, perché tutto quello a cui noi attribuiamo un valore, il valore è direttamente proporzionale alla fatica che io ho impiegato per realizzare, e tutto ciò che non ha costo non vale. Ecco, e questo vale in qualsiasi ambito. Spesso negli investimenti si cercano delle complicazioni incredibili. Investire è estremamente facile, basta diversificare e rimanere investiti a lungo, che è la saggezza popolare. Un contadino cosa fa? Semina, deve seminare bene e dopo deve avere il giusto tempo per il raccolto. Ma dobbiamo imparare a ricordare e a raccontare queste cose qua in maniera positiva. La fatica è meravigliosa, perché ciò che dà senso dà valore a quello che poi abbiamo. Professore? Guardi, lei l'aveva già detto. Penso che senza la fatica sarei invecchiato precocemente, perché mi sarei annoiato di più. I miei impegni di lavoro è la mia adrenalina. La mia droga è avere un impegno qua, domani da un'altra parte, sapere che c'è un editore che aspetta un mio nuovo libro. Certo che è fatica, ma io non capisco, però questo è un discorso, non abbiamo qua il tempo di svilupparlo, ma magari un'altra volta avremo occasione, io spero. Come sta cambiando il lavoro? Il lavoro in questi anni qua sta cambiando come non è mai cambiato.
Abbiamo pensato che bisogna lavorare di meno, non più 7 giorni, 6, 5, 4, no, probabilmente 3, no? Abbiamo un'idea diversa, abbiamo un'idea che il lavoro sia un po' una disgrazia, no? Che chi lavora è più sfortunato di chi non fa niente. Io penso che chi non fa niente sia sfortunatissimo, perché non incontra persone. No, adesso ci siamo incontrati, abbiamo fatto 4 chiacchiere piacevoli. Se non ci fosse stata questa occasione di lavoro, io e lei non ci saremmo mai visti, e tante altre cose. Quindi l'idea della piacevolezza delle cose che fai, noi dobbiamo contrastare con grande carattere questa sorta di idea che bisogna diventare dei sugheri, no? Che galleggiano sempre, no? Che non vanno nessuno né giù ma stanno là. Ma non è una bella vita questa. La vita è anche un inciampo, è anche un rischio. Voi nel vostro campo, se non ci fosse il rischio, non esisterebbe. Quindi per forza che ci deve essere quella cosa. E a volte il rischio comporta il fatto che cadi, come fa Sinner. Perde a Wimbledon e diventa il più grande campione che abbiamo mai avuto. Se non avesse perso a Wimbledon, forse sarebbe diventato un bravo numero 8 e nessuno gli dava una pagina intera della Gazzetta dello Sport. Sì o no? E allora, quella musata che hai preso sull'erba di Wimbledon, se tu sei capace, la trasformi in una forza straordinaria, mantenendo umiltà, curiosità e voglia, ambizione per un nuovo. Io credo che un ragazzo come Sinner dovrebbe essere un grandissimo testimone per i ragazzi di oggi. Tra l'altro andiamo verso la conclusione, ma ho ancora una domanda per entrambi. Mi ha fatto, pensando a Jannik Sinner, che oggettivamente oggi l'italiano meritatamente credo più famoso al mondo, penso non ci siano grandi dubbi, e ripeto, se lo merita. C'è un vecchio adagio che riguarda i grandi sportivi: o vinco o imparo. Prima di salutarvi, e già comincio a ringraziarvi perché avete regalato, credo, agli amici di Banca Mediolanum 30 minuti importanti, l'avevamo promesso, su temi che non sono strettamente connessi apparentemente al risparmio, ma ovviamente senza i quali risparmio non esisterebbe. Posso chiedere a entrambi, professor Crepè e Stefano Volpato, per andare a chiudere, ognuno di noi ha un Pantheon, un nome lo faccio io subito perché siamo qui, io credo che se non ci fosse stato Ennio Doris la vita di Stefano Volpato sarebbe stata diversa. Assolutamente. Diversa. Detto questo, fra i tanti del suo Pantheon, rispetto a ciò che abbiamo detto oggi pomeriggio, un nome che dovremmo tutti riscoprire o studiare un po' di più? Ma guarda, io nella mia vita, come diceva il Presidente, bisogna diversificare. Io l'ho fatto talmente tanto, ma non perché pensavo che fosse giusto, è che proprio mi è capitato. L'è venuta così. Io ho conosciuto intellettuali straordinari, ma anche persone semplicissime che mi hanno detto 3 parole. Guardi, lei mi chiede una cosa, mi ricordo di un signore nessuno, che si chiamava Pasquale, era uno che stava dentro un manicomio. E lui una volta mi ha detto: guarda che più si è battuti e più si diventa critici. E io ho detto: ma questo ha capito tutto. Perché vuol dire che il male non vince. Certo. Vuol dire che tu cadi, ti fai male perché sei caduto dalla bicicletta, però la prossima volta quella curva la fai meglio e prima degli altri. Allora diventi più critico con te stesso, con i tuoi limiti. No, vuol dire amare il mondo, vuol dire amare anche le pozzanghere. Ma io hai nominato Ennio Doris, sono i giorni in cui tra l'altro stiamo uscendo nelle sale cinematografiche italiane. Anzi, ricordiamo lunedì con la sua storia. Martedì e mercoledì. E io credo che dentro il titolo giustamente scelto per sintetizzare e significare una grande storia, una storia di grande valore, quel c'è anche domani, secondo me, racchiude un profondo significato, che l'avere chiaro il valore, il ruolo di una visione positiva delle cose, una visione dove la persona col suo impegno, con la sua fatica, con i suoi valori può creare qualcosa di importante, beh, racchiuda il senso di una vita ben spesa.
credo che tutti quanti insieme, io ringrazio il professore non solo per essere grazie qua, ma per quello che fa tutti i giorni con il suo lavoro, e lo fa straordinariamente, ci ricorda che alla fine dobbiamo tutti quanti guardare con fiducia al domani che si sta preparando. La storia dell'uomo è una storia che ha creato sempre presupposti migliori. È un modo di dire che il cavallo bianco vince sempre, ma io sono convinto di questo. E permettetemi, grazie Paolo Crepè, grazie Stefano Volpato, permettetemi di ringraziare Banca Mediolanum. L'ho voluto ricordare in apertura perché il vostro lavoro si può fare in tanti modi e tanti di questi sono fortunati e hanno generato grande profitto e grande valore. Però Banca Mediolanum ha sempre voglia di farlo mettendosi un po' più in gioco, e questo credo sia giusto sottolineare, non per dovere di ospitalità, perché è qualcosa in cui personalmente credo. Professore, grazie. Grazie veramente di essere venuto sin qui per noi. Stefano Volpato, grazie di aver organizzato questo pomeriggio. Buon lavoro a tutti e ovviamente a più tardi con i nuovi appuntamenti e i prossimi. Qui di Banca Mediolanum, dal Salone del Risparmio, 14ª edizione di Milano. Grazie. Grazie a voi. Grazie.